Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dell'arresto mi ha aiutato molto, essendo un grande esperto di mafia, a capire alcune cose. Oggi peraltro riparla su Repubblica abbondantemente di Baiardo, ne abbiamo tanto parlato in trasmissione del personaggio Baiardo, del perché parla, del per conto di chi parla. Però torniamo un attimo a questo tema, perché lo diceva prima Tommaso all'inizio, no? Cioè l'idea che Messina Denaro va a comprare Xana al supermercato sereno e tranquillo, come se fosse pulito, una persona... e si fa fare lo scontrino, eh? Per pulirsi bene, per fare lo scontrino. Che non si dica che non si fa fare lo scontrino. Bravo, esatto, non è tutto molto preciso. Cioè, Lidio, tu ridi, però qua ci sta da rabbrividire. No, già, infatti partire da questo, diciamo, a casa il colonnello Bottino ce lo spiega meglio, sono state trovate ricevute fiscali, scontrini, cioè, nel senso che forse non lo riconoscevano, lo trattavano come un cittadino comune a cui facevano giustamente lo scontrino, questo per farvi comprendere che comunque ha vissuto almeno negli ultimi 12 mesi come una persona normale. Certo, non è detto, come dice il colonnello, che lui stava lì a passeggiare per le strade di Campobello. Ipotizziamo invece che era il suo luogo dove di base, dove andava a dormire, forse non era nemmeno il proprio ufficio dove smistava gli ordini o dava ordini, e quindi su questo c'è ancora da capire quale altro luogo, quale altra posizione logistica usufruiva Messina Denaro o usufruito in questi anni. Sta di fatto che quello comunque è il posto dove ha dormito molte volte. Allora, devo andare in pubblicità.